Ciao, mi chiamo Mary, sono guida di Stoccolma e benvenuti nel mio canale A Stoccolma con Mary. Oggi vi porto alla scoperta delle stazioni della metropolitana di Stoccolma. Ciao a tutti! Oggi vi porto alla scoperta delle stazioni della metropolitana di Stoccolma, che sono considerate la galleria d'arte più lunga del mondo. Perciò, se volete sapere quali stazioni meritano una visita, seguitemi! Lunga più di 110 km, la metropolitana di Stoccolma è una delle cose da vedere se si visita la capitale svedese. In questo video vi mostrerò le mie stazioni preferite, le stazioni grotta. Iniziamo il nostro tour dalla stazione principale, cioè quella di Tisentralen, che è stata la prima ad essere decorata nel 1957. Gli artisti dell'epoca l'hanno decorata con le sagome dei lavoratori che hanno partecipato alla costruzione della metropolitana di Stoccolma e con svariate tonalità di blu in modo da trasmettere serenità ai passeggeri in attesa. Per poter ammirare le bellezze della spettacolare stazione Grotta Azzurra dovete scendere fino alla banchina della linea blu, cioè dove passano le linee 10 e 11. A questo punto salite in metropolitana e scendete al capolinea, cioè alla stazione di Kungsträdgården, che è sicuramente quella artisticamente più ricca. Anche Kungsträdgården è una stazione grotta, decorata con tinte di verde, bianco e rosso terra. Ammirando le installazioni artistiche di questa stazione, vi permetterà di intraprendere un viaggio nel tempo. Il fiore all'occhiello della stazione di Kungsträdgården è il sito archeologico, creato con colonne, statue e antichi lampioni che illuminavano le strade di Stoccolma più di un secolo fa. Rimanete sempre sulla linea blu in direzione a Kalla e scendete a Solna Centrum. Inaugurata nel 1975, Solna Centrum colpisce per l'intenso colore rosso delle sue pareti, con l'intento degli artisti di sensibilizzare la popolazione su temi come la natura e l'ambiente. Qui ci troviamo nella stazione di Stadion, che è sicuramente quella più colorata e più vivace di tutte le stazioni della metropolitana di Stoccolma. L'arcobaleno che vedete alle mie spalle ricorda i giochi olimpici che si sono tenuti nel 1912 nello stadio che si trova in superficie. Per poter raggiungere la stazione di Stadion e scattare qualche fotografia sotto l'arcobaleno, dovete prendere la linea rossa in direzione Morbi Centrum. Risaliamo a bordo e proseguiamo il nostro tour con l'ultima stazione che vi voglio mostrare. La stazione di Tor di Splann è dedicata ai videogiochi e sarà molto divertente da visitare con i bambini. Per saperne di più sulle stazioni della metropolitana di Stoccolma, vi lascio in descrizione il link dell'articolo del mio blog. E se ciò non vi basta, contattatemi, sarò io con una mia visita guidata che vi porterò alla scoperta di queste famose stazioni. Per non perdere i miei video su Stoccolma, iscriviti al mio canale YouTube e seguimi sui miei profili Facebook e Instagram. Alla prossima!